In questo video ti parlo dei 5 top street food restaurant che puoi trovare a Bangkok e a fine video ti consiglio di guardare giù in descrizione perché ti metterò la location di ognuno di questi posti. Nell'immaginario collettivo di solito pensiamo allo street food sia come buono ma anche di scarsa qualità per via del prezzo basso e delle condizioni igieniche. Comunque sia, che piaccia o meno, lo street food è una di quelle esperienze che vanno fatte una volta che si viene in vacanza in Thailandia. Date le condizioni igieniche, non sono un gran fan dello street food, ma devo anche dire che gli street food da Bangkok non sono tutti uguali. Ho fatto una ricerca, ho trovato una guida molto interessante, una guida Michelin, dove mettono i loro 10 ristoranti. Alcuni li ho provati, alcuni no. Oggi te ne descrivo 5, quelli che più hanno attirato la mia attenzione secondo il mio gusto e secondo la mia esperienza. Te li metto in lista tutti e 10, ma ti parlerò soltanto di 5 di questi. Mi chiamo Daniele, vivo in Thailandia e se stai pensando di fare un tour delle isole, Phuket, Samui, o se magari vuoi visitare qualche tempio di Bangkok, i templi più belli, o andare su al nord, o andare su a Chiang Mai, iscriviti come sempre sul gruppo Vacanze in Thailandia, che lo trovi come al solito qua sotto in descrizione, oppure visita il sito www.vacanzeinthailandia.com e scarica il catalogo di tour. Cominciamo col primo, il più iconico degli street food restaurant di Bangkok. Il ristorante si chiama Jai Fai, si chiama come la proprietaria. La storia di questo street food è una storia di successo, perché la signora Jai Fai ci ha messo 20 anni per arrivare ad una stella Michelin del suo ristorante. I prezzi in questo ristorante partono da un minimo di 200 baht fino ad arrivare a un massimo di 1500, il che puoi capire così, anche se non ci sei mai stato in Thailandia, puoi capire che è abbastanza caro. Tra le varie opzioni che ha, il mio preferito è l'omelette col granchio e devo dire che è un piatto abbastanza generoso. Questa omelette ripiena sembra un misto tra un panzerotto e un calzone ripieno. Ovviamente abbastanza caro come piatto, sono 1000 baht per una porzione. Te lo specifico perché una volta ho visto un video in una recensione dove questa youtuber, tra l'altro italiana, si lamentava durante il video dicendo alla proprietaria e allo staff che questo posto è una trappola per turisti. Però ho provato anche altri piatti che assomigliano a questo e devo dire che l'originalità e il gusto e la fantasia che ha avuto Jai Fai nell'inventare questo piatto è unica. Faccio questa premessa perché se mai dovessi visitare questo posto non voglio che tu vada lì con questo pensiero e magari rischieresti di rovinarti l'esperienza. E poi se proprio ti dà fastidio il prezzo, beh, a sto punto ti consiglio proprio di non andarci. Secondo ristorante, Sepun. La particolarità di questo ristorante è che, ok, cucinano un riso con pollo che lo fanno più o meno l'80% dei baracchini a Bangkok, però questo posto si differenzia da tutti gli altri perché hanno una ricetta che è di terza generazione. Questo ristorante esiste da 80 anni e non è il classico riso col pollo, è un riso abbinato a un pollo stufato. Lo stufato è così cremoso che soltanto a vederlo mi viene voglia di andarci lì a provarlo. Il contorno invece è il classico uovo fritto con un po' di coriandolo accanto. Quindi se stai cercando un'opzione alternativa che meriti rispetto al riso al pollo, questo ristorante fa per te. Terzo posto della classifica, Guai Jub di Mr. Joe. Mr. Joe è un'altra icona degli street food restaurant di Bangkok. Questo posto esiste da 70 anni e da 70 anni sempre la stessa ricetta. Mr. Joe cucina il suo brodo sempre alla solita maniera. E tra l'altro non l'ha mai spento, è sempre in ebollizione ed è sempre in cottura. Le specialità della casa sono due. La prima non è la mia favorita, di solito i noodle non mi fanno impazzire, però devo dire che questi meritano. Sono noodle bianchi di riso con dentro del maiale croccante e il classico crispy pork. Sono più per la carne, per i piatti asciutti. La seconda opzione secondo me è la migliore, è il piatto intero, la vaschetta intera di maiale croccante di crispy pork, croccantissimo fuori e morbido dentro. Per darti un'idea, se non l'hai mai assaggiato, stiamo parlando di una porchetta nostrana. Adesso sento già i commenti che diranno: no, ma la nostra porchetta è la migliore, è la top. Non sto paragonando i piatti, però una volta che verrai in Thailandia, se vuoi provare qualcosa di tipico, prova questo posto. Se non l'hai ancora fatto, ti rinnovo l'invito, scarica il catalogo dei tour, iscriviti al gruppo Vacanze in Thailandia e perché no, posta anche le foto della tua esperienza che hai fatto in Thailandia. Quarto ristorante della classifica, Charoeng San di Siloam. Questo ristorante, prima che fosse pubblicato nella guida Michelin, era praticamente sconosciuto. Un po' perché ce ne sono tanti, un po' perché è proprio messo in un in una via abbastanza stretta e te lo devi andare a cercare. Se mai andrai a visitare questo posto, non aspettarti di essere da solo, perché da quando è stato messo nella classifica della Michelin Street Food Restaurant è stato quasi preso d'assalto. Non si aspetta più di tanto, sono più che altro 10 minuti di coda e sono anche abbastanza veloci a servire. Tra le varie opzioni che ci sono, io ti consiglio la specialità della casa, è lo stinco di maiale fatto in due modalità,
Il primo è quello fatto con la zuppa in brodo e il secondo invece è la coscia intera servita sul piatto. Se non ti fidi, magari prova con la prima opzione che ti ho detto. Se invece vuoi darci dentro, ti consiglio la coscia intera. Quinto posto della classifica l'ho lasciato per En Guaitio Guagai, che detto così non ti significa niente, io mi ricordo soltanto la parola gai che vuol dire pollo, e la specialità di questo posto sono i noodle fritti, che sono un po' la base del pad thai, solo che vengono cucinati con appunto l'uovo che può essere strapazzato, te lo portano intero in cima al piatto, riempito di pollo. Oltre al pollo, se la vuoi, ti portano anche la pelle del pollo fritta, tipo quella del crispy pork, quindi diciamo che potresti fare un abbinamento molto croccante a questo piatto. E così si chiude la classifica dei miei 5 posti preferiti, dei miei 5 street food restaurant di Bangkok. Fammi sapere cosa ne pensi, fammelo sapere qua sotto nei commenti, come da prassi per approcciarsi alla cucina thai se non ci sei mai stato, soprattutto allo street food. Fatti magari un ciclo di probiotici prima di venire in Thailandia e per sicurezza portati sempre una scatoletta di Modium, che non si sa mai. E così si conclude questo video sui miei 5 posti preferiti. Lasciami qua sotto una recensione, fammi sapere cosa ne pensi. Lasciami anche un like, che comunque non fa mai male. Se non ti sei già iscritto al canale, fallo adesso. E io come al solito ti mando un abbraccio e se ti andrà ci vediamo nel prossimo video. Ciao!